da quest'anno fino a tutto il marzo del 2023 ci sarà questa nuova edizione del censimento delle imprese. È un'iniziativa, è il secondo anno in cui si svolge questa iniziativa in questi termini, e si tratta in sostanza di mettere insieme dati raccolti su base campionaria, un campione particolarmente robusto, si tratta di 280.000 imprese con almeno 3 addetti, e le informazioni raccolte attraverso la via campionaria verranno poi integrate con le informazioni che provengono dai registri che Istat ha a disposizione. Di fatto i registri racconteranno la struttura, le caratteristiche delle imprese, e il questionario fornirà tutta una serie di informazioni per fare gli approfondimenti e per cogliere quegli aspetti che in qualche modo ci informeranno sulla reazione che le imprese hanno avuto in questi tempi difficili, sulle prospettive, sulle problematiche, sulla filiera produttiva, sui rapporti rispetto al mondo esterno, internazionale. Quindi capire un po' come il sistema produttivo italiano è stato capace di rispondere a un momento difficile e come ci si sta organizzando per poter in qualche modo proseguire in maniera ottimale lungo questa direzione. Mettendo insieme dati di registro e dati raccolti direttamente si riduce decisamente questo tipo di impegno che viene richiesto all'impresa. Quindi il lavoro è importante, quello che noi chiediamo è la partecipazione da parte di tutti coloro che sono chiamati a prendere parte all'iniziativa. Ci aspettiamo dei risultati di ottimo livello in termini proprio di partecipazione. Noi saremo ci attiveremo per rendere disponibili poi quel che viene fuori il più in fretta possibile, in modo tale da avere immediatamente dei ritorni e quindi valorizzare il lavoro che viene fatto. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e quindi buon censimento a tutti gli imprenditori di questo paese. Grazie.